Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata di archeologia, l'appuntamento del venerdì con l'Associazione Culturale Onebu che organizza questa rassegna che è iniziata a gennaio e oggi va a terminare e quindi ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito. Terminiamo in bellezza perché oggi abbiamo l'archeologo Franco Campus che io ho ascoltato in diverse conferenze, mi è piaciuto tantissimo per le sue capacità di divulgatore. L'avremo quindi in diretta per questa serata, ci parlerà tra l'altro di un monumento che sta a cuore a tutti noi sardi perché è uno dei più spettacolari che abbiamo, non dico in Sardegna ma in tutto il Mediterraneo, perché parleremo del nuraghe Santo Antine di Torralba. Ne approfitto subito per salutare tutti i nostri amici dell'associazione Onebu e naturalmente tutti coloro che stanno seguendo questa rassegna e ci seguono anche dall'Italia, ci seguono dall'estero. Saluto tutte le associazioni dei sardi, i circoli dei sardi all'estero, Madrid con il circolo Icnusa di Gianni Garbatti, il circolo di Ostia, quello di Verona, ce ne sono tantissimi che ci seguono. Franco, ci seguono anche dal Messico, dall'Argentina, dal Venezuela, dall'Australia e dal Giappone. Dal Giappone ci seguono in registrata perché con il loro fuso orario noi siamo troppo distanti. Certo. Bene, allora, iniziamo questa serata, sarà anche arricchita dalle immagini che dottor Campus, che Franco Campus ci ha fornite, sulle sue campagne di scavo, che sono state due campagne di scavo importanti, una iniziata nel 2003 e poi sostanzialmente le campagne sono finite nel 2009. E tu hai avuto l'opportunità, Franco, di scavare anche il piano pavimentale, mi dicevi. Quindi aspetto di sentire questa serata perché anche io avrò tantissimo da imparare. Allora, Franco, tu rivesti anche un ruolo pubblico come amministratore di Itireddu, quindi sei un sindaco. Io ho avuto modo di apprezzarti perché ti dai tanto da fare per l'archeologia. Tutti i nostri ascoltatori dicono: ma perché non scavano lì? Ma perché non scavano là? Ma questo monumento così, questo perché non lo scavate? E sono 10.000 monumenti e quanti miliardi di dollari ci vorrebbero? Giusto, Franco? Allora, sì. io direi che possiamo iniziare questa serata. Anzitutto ti ringrazio per aver partecipato volentieri a questo invito. Ti chiedo, questo nuraghe Santo Antine, che idea ti sei fatto del monumento? Poi andiamo a vedere l'analisi approfondita. Mentre tu introduci, io magari lo condivido nel nostro gruppo, nella nostra pagina Onebu. Vai, Franco. Allora, che idea mi sono fatto? Ovviamente, già da quando iniziai le campagne di scavo, il nuraghe non è che non mi fosse noto, anche perché, poi lo dirò più diffusamente, noi lo sappiamo, era un monumento conosciuto fin dal Settecento addirittura, se è vero che un disegno del Ceti addirittura del 1776 si riferisce al nuraghe Sant'Antine. E poi, di seguito, insomma, tutti i grossi archeologi o coloro che si sono occupati di antichità della Sardegna, dalla Marmora allo Spano, dal Taramelli all'Illiu, passando per Ercole Contu, che aveva fatto gli scavi nel villaggio negli anni 60, e successivamente tutti coloro che si sono occupati del monumento, era evidente per tutti che si tratta di una delle architetture, tanto che io nel titolo della conferenza ho scritto che è la sintesi e l'apogeo dell'architettura nuragica. L'idea che mi sono fatto, diciamo che le idee che mi sono fatto oggi rispetto a quando iniziai le indagini, che poi sostanzialmente le indagini che facemmo in quegli anni lì erano funzionali, erano in realtà un restauro conservativo, anzi, mi preme in questa sede ricordare la figura di Antonietta Boninu che ne aveva la direzione scientifica. Ecco, Antonietta
per il Sant'Antine, veramente adatto per il Sant'Antine e per il patrimonio archeologico della Sardegna, ma per il Sant'Antine adatto tutto per la valorizzazione, ha creato anche il museo archeologico della Valle dei Nuraghi, mi piace ricordarla in questa sede. E dunque l'idea che mi sono fatto rispetto a quando iniziai quelle indagini, ovviamente sono molto particolari, sia per il sistema sofisticato, diremmo così, e ne parlerò più diffusamente, il sistema idraulico di captazione delle acque e così via, sia per quanto concerne la costruzione. Dunque questo, io ho capito che in realtà i nuragici, quando costruivano, poi iniziamo veramente dalle fondamenta, e dunque sono stati e sono da insegnamento, se ormai una civiltà antica serve anche alle generazioni di oggi, e che costruivano perché le cose durassero in eterno, non come il Ponte Morandi, per intenderci, no? Soprattutto mi sono fatto l'idea che anche alcune delle interpretazioni di chi ci ha preceduto sono state veramente illuminanti, avrò modo di citare Taramelli. Alcune cose sono come è giusto che sia, come ci dice che dobbiamo fare, come ci dice che si deve fare in ambito scientifico, sono state riviste, e oggi dirò anche che per quanto concerne gli aspetti, diremo così, più prettamente cronologici, anche sotto questo profilo in realtà il nuraghe si presenta con una cronologia un po' più antica rispetto a quella che si pensava fino a qualche tempo fa. Dunque, certamente una struttura magnifica. Io ovviamente sono di parte, perché posso dire ovviamente per me è il più bello in assoluto, il più naturalmente e così via, non me ne vogliano gli amici di Barumini e così via. Certamente è è l'apice di un'architettura. A me piace ricordare un professore di architettura che aveva partecipato al restauro del Pantheon di Atene, credo che si chiamasse professor D'Agostino, che venne una volta al Sant'Antine percorrendo con me, dunque era un luminare, ma io non sapevo chi fosse, mi avevano chiesto di accompagnarlo, percorrendo la scala del nuraghe Sant'Antine, mi guardò, si girò mentre io spiegavo e mi disse: secondo me noi non abbiamo ancora capito niente dell'architettura. Nel senso, lui voleva dire che, cioè, estasiato da questa scala elicoidale, no? Che in qualche modo all'interno della muratura, eccetera, cioè questo azzardo, diciamo così. E guardi, ho detto, non se lo immagino, ma ci sono addirittura alcuni nuraghi che di scale ne hanno due, qualcuno ne ha anche tre, ho detto. Tre. E dunque lui rimase in qualche modo, ovviamente era uno scienziato, una persona che immediatamente aveva apprezzato quella magnificenza. Come a dire, ho scritto tanto di architettura, di architettura greca, di questo e di quell'altro, ma alla fin fine questo mi mancava, no? Perché poi anche per chi studia queste cose, qualche cosa ti manca sempre, no? Voglio dire, sì, ma noi quello stessi, che è il puzzle, no? Ricostruttivo anche della storia dell'architettura, voglio dire, no? Noi stessi, Franco, quando andiamo in giro per siti, almeno a me capita spesso, trovo sempre qualcosa di nuovo in siti che vedo magari per la decima volta. Ebbene, sì, ci sono sempre dei dettagli che prima passavano inosservati, e invece vado, da poco sono andato a vedere un pozzo sacro e ho trovato il livello di troppo pieno sotto il gradino, che serviva appunto per canalizzare l'acqua fuori, per non far allagare il vestibolo. Cioè, certo, sono delle... Poi è chiaro che noi poi lo troviamo intasato perché magari non è, certo, stato messo in restauro, però sono dei dettagli che si rimane talmente affascinati dal complesso, certo, certo, e ti sfuggono i particolari. Anche perché dal punto di vista... Il punto di vista dell'archeologo, noi, come diceva il mio maestro, che è Renato Peroni, in generale di quella che è la realtà archeologica, noi, se fosse un mare, vedremmo esclusivamente la battigia, no? Cioè, voglio dire, c'è tutto un orizzonte davanti di cose che purtroppo oggi non siamo in grado di siamo in grado solo di percepire, no? E dunque noi
nostro lavoro è quello di incollare tutti questi frammenti per tentare il più possibile di avvicinarci in qualche modo a quello che doveva essere in realtà la magnificenza di questi monumenti, ecco, sì. Ascolta, sì, appunto, la famosa punta dell'iceberg noi vediamo. Volevo chiederti, così al brucio, prima di iniziare, ma questo Santo Antino è stato costruito con un progetto unitario o sono torri costruite in un secondo momento? Ecco, questa ad esempio è una delle tante cose per le quali oggi abbiamo molte più informazioni. In realtà poi il concetto di torre centrale, di corpo aggiunto e così via fu in qualche modo una intuizione di Lilliu, un'ipotesi di Lilliu, che poi venne spesso ripresa, no? Molto spesso gli archeologi si fanno influenzare anche da quello che è l'aspetto estetico del monumento. Dunque, vedere una struttura come quella del Sant'Antine, con una torre centrale, con questi conci quasi semisodomi, diremo così, questa linearità, questa forma, diremo così, molto, molto armonica, aveva portato molti a dire che poteva essere alla fine di un processo. Oggi noi in realtà sappiamo che il Sant'Antine, lo dirò dopo, molto probabilmente è all'inizio di un processo. E invece il Taramelli, nel famoso contributo del 1939 di monumenti antichi, aveva detto due cose. La prima era: altro che tardi allievi di Micene, quando vede questi lunghi corridoi. E poi dice che in realtà il ripetersi di moduli costruttivi, l'armonia e così via, in realtà è un monumento che nasce da un'unica idea, nasce così. Questa fu un'intuizione che successivamente non venne in qualche modo recepita. Per varie ragioni. Successivamente, invece, negli anni 90, anche l'architetto Lanza, che è uno dei componenti dell'equipe di Genova con Guido Rossi, la povera Susanna Baffico, che mi preme ricordare perché ha lavorato anche lei per tanti anni, Patrizia Garibaldi e così via, e Sergio Lanza, in qualche modo Lanza diede delle interpretazioni dicendo non solo che era un progetto unitario, ma anche dimostrandolo sotto il profilo architettonico. Dunque il disegno è un disegno unitario, cioè il nuraghe nasce in quella maniera, e questa intuizione poi è stata in qualche modo confermata anche dallo scavo di altri monumenti, più importante dei quali il nuraghe al Rubio d'Orroli, anche quello un nuraghe complesso, un nuraghe pentalobato addirittura, come sappiamo, con tante torri intorno, con altre, sì, 17 torri. Tra l'altro ha due caratteristiche che sono favorevoli anche per una fruizione turistica. Il Santo Antine è a poche centinaia di metri dalla 131, ha un bellissimo parcheggio dove si può andare tranquillamente, è un'area vasta e si presta anche a delle visite di gruppo, è un monumento che a me è sempre piaciuto tantissimo, e poi sorge sostanzialmente in un luogo pianeggiante, cioè non è abbarbicato sulle montagne, difficile da raggiungere, si fa una bella passeggiata lungo il sentiero e si può andare, si rimane incantati anzitutto da queste pietre giganti che ci sono nei filari, diciamo nei filari bassi, e poi l'eleganza, chiaramente, ma certo, ne parleremo. In una posizione felice, esatto. Allora, io adesso vado a condividere le immagini. Abbiamo già un centinaio di persone collegate, quindi direi che possiamo rimpicciolire le nostre facce. Certo. Ok, condividi. Perfetto. Ok, dovrei aver già condiviso. Quindi io vado a ridurre questo e la presentazione la facciamo iniziare da qui. Ok. Vabbè.
come vi ho già accennato, il titolo Il Nuraghe Sant'Antin è sintesi apogeo dell'architettura nuragica, per i motivi dei quali stavamo in questo momento discutendo. È chiaro, ora qualche secondo fa Pierluigi ha detto che è in un contesto territoriale molto particolare e facilmente raggiungibile. Effettivamente è vero. E infatti nella diapositiva successiva noi vediamo anche la location, diremo così, per utilizzare un termine abusato in inglese, cioè la localizzazione del monumento, che è in una piana alluvionale, dove ci sono la cosiddetta Valle dei Nuraghi, è stata ribattezzata in questa maniera, dove ci sono altri 40 monumenti che in qualche modo gli fanno da corona, che sono costituiti da nuraghi semplici, ma anche nuraghi complessi, come quello che si vede in questa immagine sullo sfondo rispetto al Sant'Antin, e ad esempio il nuraghe Ois di Giave, del quale mi risulta che ha parlato, scavato, e di cui ha parlato recentemente Valentina Leonelli. Valentina Leonelli. Sì. Esatto, sì. E, ecco, questa è una vista dall'alto di quella che è la cosiddetta, per l'appunto, Valle dei Nuraghi. Al centro di questa valle, in un punto di transito sicuramente di persone o cose, e a controllo quasi del territorio che gli fa la corona, i nuragici decisero di costruire questo nuraghe. E già questa è una cosa eclatante, perché il nuraghe Sant'Antin non è stato costruito sulla roccia come avviene per altri monumenti circostanti. Quasi tutti quelli che gli fanno da corona sono costruiti, ma è stato costruito in realtà esattamente sul terreno alluvionale. Per quale motivo? Perché lì doveva essere costruito, cioè c'è una volontà precisa sotto il profilo territoriale, cioè l'ubicazione di questo monumento doveva essere necessariamente questa. E poi lo vedremo, per fare questo e per proteggere un monumento così importante, quasi sicuramente sono state fatte delle opere infrastrutturali, così le definisco io, per evitare anche l'allagamento della piana. Vai avanti. Ecco, questo per intenderci, i nuraghi nel territorio, uno dei pannelli del centro di documentazione, vi racconta in qualche modo come è la distribuzione di questi monumenti, che chiaramente è un sistema insediamentale, così ormai noi lo definiamo, costituito da un numero variabile di monumenti più o meno complessi, con un nuraghe più importante, no? Sono quelli che Lillio definiva i cantoni e che oggi definiamo, per l'appunto, sistemi territoriali, volti al controllo di persone e di cose, con una distribuzione che nel caso specifico è adiacente, diremo così, o comunque segue anche quello che è la geomorfologia e il corso delle risorse idriche, che era comunque fondamentale. Vai avanti. Ecco un'altra immagine, no? Sullo sfondo, nella parte alta, c'è in primo piano il nuraghe Fraigas, e poi ci sono altri due nuraghi a breve distanza, che sono il nuraghe il nuraghe Kulzu e il nuraghe Longu, no? Perché uno è ridotto ai minimi termini e l'altro invece svetta, e questo in primo piano invece è il nuraghe Fraigas. E qui un'altra vista per indicare quello che era il per l'appunto il contesto territoriale di questa torre veramente, diciamo così, importante. Lilliu nel 1962, nel volume I nuraghi, torri preistoriche della Sardegna, utilizza veramente un linguaggio poetico per definire questo paesaggio quasi arcano, lo definisce lui, dove torreggia questa cosa, questo monumento. Ed è la stessa impressione che sicuramente avevano i viaggiatori ottocenteschi quando percorrono quella che è l'attuale 131, e che era il percorso che in età romana collegava Sassari con Cagliari, o Cagliari con Sassari e Olbia, perché proprio qui anche in età romana c'era una sorta di verticolo, chiamiamolo così: una parte della strada andava verso Porto Torres e l'altra girava
verso Olbia. Dunque era un punto nevralgico del territorio, non a caso il nuraghe venne costruito in questo punto, perché poi noi sappiamo che quelle che sono i punti nevralgici del territorio nella preistoria o nella protostoria o nell'età del bronzo, come il periodo di cui stiamo parlando in questo momento, hanno in qualche modo una continuità, no? Di importanza, e questo lo percepiamo anche in piena età storica, in età romana e in età successiva. Vai avanti, Pierluigi. Mi chiedono quanto era alto. Allora, secondo quelle che sono le ricostruzioni, e poi le vedremo, delle ricostruzioni virtuali del monumento, raggiungeva i 25 metri la torre centrale. Oggi si conserva per 18 metri e 50. Però dobbiamo tener conto che manca tutta la camera del secondo piano, cioè praticamente sarebbe la terza camera sovrapposta, e qualcuno, tipo l'architetto Noemi Capai, che è un'esperta nella ricostruzione degli elevati dei monumenti, sostiene che ce ne fosse una quarta, e poi anche ovviamente il terrazzo con il proprio ballatoio, diciamo così. Dunque dai 25 ai 27 metri. Un'altra domanda, Franco, mi chiedono, e questa è molto interessante perché so già la risposta e voglio enfatizzarla. Mi chiedono, ma il materiale era locale? E il materiale è il basalto, che è una pietra che hanno cavato dalle immediate vicinanze. Tenete conto che per l'appunto l'equipe di Genova e io poi successivamente ho individuato quella che era la cava di approvvigionamento, che è in direzione del nuraghe Oes a circa 250 metri rispetto al nuraghe stesso. Non erano andati troppo lontani. Il materiale, esatto, della costruzione è ottimo, ovviamente, questo tipo di basalto. È lo stesso del nuraghe Oes, giusto? È lo stesso materiale del nuraghe Oes, esatto. Perfetto. E questa è una vista, diremo così, un po' dall'alto, con questo monumento che in qualche modo restituisce un triangolo equilatero, no? Con in posizione baricentrica questa torre centrale svettante, e sui tre lati le tre torri raccordate da queste possenti cortine. Perché equilatero? Perché ciascuno dei lati del trilobo, del nuraghe trilobato, così si chiamano i nuraghi con tre torri più torre centrale, sono esattamente a 42 metri l'uno dall'altro esternamente, 42, uno è 42, 96, ora non ricordo esattamente, però la misura è quasi precisa, quasi esatta. E poi nella parte dell'ingresso, quella che vedete immediatamente, in primo piano, diremo così, nella parte dell'ingresso c'è questo andamento, diremo così, curvilineo, che non è un dettaglio, è anche questo è un aspetto importante, insomma, della volontà anche di dare movimento alla struttura in qualche modo. Andiamo avanti, questa è un'altra vista, sempre del trilobato, e intorno si estendeva il villaggio, mentre i muri ortogonali che voi state vedendo in realtà si riferiscono a una villa rustica di età imperiale, perché, come spesso avviene, ma l'ho detto che poi c'è una continuità molto spesso di frequentazione, I romani riutilizzano molto spesso i nuraghi, oppure ci si addossano con delle strutture anche importanti, insomma, come in questo caso, mentre il villaggio nuragico è quello che è costituito da queste capanne, che invece hanno impianto planimetrico circolare. Andiamo avanti, ecco un'altra vista. Ecco le capanne del villaggio, e qui invece c'è la parte, diremo, ovest, che è stata oggetto di scavi, queste che vedete un pochettino più interrate, oggetto di scavi nel 2004 da parte dell'Università di Sassari, era coordinate dal professor Giampiero Piano, che è andato in pensione qualche anno fa, e da Rossella Colombi e l'equipe di Rossella Colombi, con dei bravi colleghi che hanno indagato questa porzione del villaggio. E questo è il nuraghe visto dall'alto, come vi dicevo,
no? Con questo, questa forma triangolare, con questa torre centrale in posizione baricentrica, e quel buco che vedete, ce ne sono più di uno, ma quello più grande che vedete, con quello è il cortile centrale, che fra i cortili notti è quello più ampio fino a questo momento, è circa 100 metri quadri, e poi lì sulla sinistra c'è il pozzo che venne già individuato nel 35-36 dal Taramelli quando fece le sue indagini. Andiamo avanti, e dunque ora vedremo anche quello che era l'aspetto, questo che vedete a sinistra, no, qua c'è un titolo, diciamo così, enfatico, il Nuraghe San Sintesi, appoggio di una straordinaria architettura. Sulla sinistra l'aspetto attuale, una sonometria, diremo così, della situazione attuale, e invece una ricostruzione di quello che doveva essere l'aspetto originario, con le torre centrale svettante, con il sistema delle mensole, con i camminamenti, con le cupolette, che quella è ovviamente un'ipotesi che noi traiamo dallo studio dei modelli di Nuraghe, per l'appunto, con questa cupoletta che in qualche modo era funzionale o ad coprire la fuoriuscita della scala, oppure era la parte terminale dell'ultima torre, no? In tutti certo. I casi anche quella aveva una funzione, perché la presenza della cupoletta consentiva all'acqua meteorica di andare verso i lati della struttura, evitando il più possibile di infiltrarsi. E questo è sostanzialmente la tecnica costruttiva, come potete vedere. Allora, le tolos sovrapposte, che potete vedere nell'immagine a destra, no? Le camere sovrapposte, meglio utilizzare il termine di cupola nuragica, non so se, ma oggi molti colleghi preferiscono utilizzare questo termine proprio per dargli una connotazione precisa, perché tolos lo sappiamo, no? È comunque un sistema costruttivo che è diverso, perché in parte non è tutta subaerea, ma è sottoterra in parte quel tipo di struttura, dunque si comporta sotto il profilo statico in maniera diversa. La cupola è un'altra cosa e lo sappiamo, e questa però è una cupola che definirla nuragica non è sbagliato, e questo oggi ci stanno dicendo, insomma, gli studiosi, gli architetti che si stanno occupando sempre di più dell'architettura nuragica. E quelle in rosso invece sono le scale, che, come ho detto all'inizio della conferenza, sono la scala costituisce veramente un azzardo, e poi l'elemento che in qualche modo ci racconta come è stato costruito il Nuraghe, no? Poi la scala nelle torri centrali costituiva anche la rampa che ti consentiva di portare sui blocchi, e questo che vedete è uno dei corridoi con questi massi veramente imponenti, non solo all'esterno ma anche all'interno, veramente grossi, che pesano diversi quintali, alcuni addirittura pesano delle tonnellate, 10 quintali, anche 20, qualcuno anche 30, insomma, anche 40 l'architrave della torre centrale. Dunque, insomma, diciamo che a me poi quando chiedono come facevano a costruire questi monumenti, ma io, insomma, in maniera abbastanza, diremo così, provocatoria, ho detto: non è il problema di come costruissero questi monumenti, ma di quale fosse il surplus economico da parte di queste comunità che si potevano permettere di costruirli. Cioè, quella è la cosa eclatante nell'ambito di quella che è la civiltà nuragica, no? Costruire non il come, ma oltre al perché, ma anche, insomma, una potenza, diremo così, sotto il profilo economico, ma non indifferente, voglio dire, no? Perché? Perché costruirlo significava rinunciare ad andare a coltivare i campi, di questo stiamo parlando. Nel caso del Nuraghe Sant'Antino, e poi in quanto tempo, molti chiedono, così anticipo anche le domande. La domanda. Insomma, nel volumone Strenna, che ha pubblicato da poco, tre anni fa, ora non ricordo, Ilisso. Io insieme alla Noemi Cappai abbiamo fatto tutto uno studio su quelli che erano i tempi, su quello che era il numero minimo di individui, eccetera. Bene, abbiamo scoperto che poi alla fin fine, calcolando il numero ore, calcolando che i vecchi non lavoravano, i bambini non lavoravano, le donne non lavoravano, che molti andavano nei campi e così via, ci siamo fatti
un'idea che per costruire un nuraghe così importante come il Sant'Antine non potessero occorrere più di 5 o 6 anni, che è un tempo molto limitato e che ci porta anche ad andare a fare delle riflessioni, perché anche lì la verve costruttiva nuragica era stata diluita nel tempo, no? Dice, in quanti anni il codice? Iniziano nel bronzo medio e poi terminano nel bronzo recente. Ma io sarei molto più prudente di dire che questa cosa dura 150 anni, no? Io direi di stringere, cioè secondo me l'avviso di stringere molto. Poi una volta che sono costruiti vengono ampliati, vengono per carità, vengono sistemati, vengono, qualcuno crolla e magari lo tirano su, eccetera. Però la fase, diciamo così, costruttiva, io direi che va molto più circoscritta. È un altro dei tre aspetti dei quali poi parlerò anche più diffusamente. Ho parlato dunque degli elementi costruttivi e delle tecniche e così via. È un edificio progettato sin dalle fondazioni. E poi nelle immagini vi mostrerò perché è progettato fin dalle fondazioni, perché poi facendo lo scavo anche all'esterno, ma non solo all'esterno, ma anche all'interno, quando voi andate a vedere il nuraghe Sant'Antine, voi state camminando su un piano pavimentale, ma sotto quel piano pavimentale ci sono delle fondazioni poderose. Ci sono circa 1,5 metri di fondazioni. Cioè, prima di costruire, e poi lo farò vedere in maniera molto chiara come hanno tagliato il terreno alluvionale, hanno proprio creato uno scavo e hanno costruito una sorta di platea, perché siccome, come ho detto poc'anzi, il nuraghe è costruito su una piana alluvionale, non potevano permettersi che il terreno cedesse e contestualmente cedesse pure la struttura, no? Perché? Perché queste, come ho detto prima, erano delle strutture che dovevano durare in eterno. Questo era il concetto di costruzione da parte degli antichi. E dunque vediamo queste fondazioni poderose che consentivano, e vai pure all'immagine successiva, poi di costruire strutture in elevato come quelle che stiamo vedendo in questa, per l'appunto, in questa ipotesi costruttiva, ecco, perché altrimenti reggere tutto quel peso non sarebbe stato possibile. Andiamo avanti. Questa è una vista, diremo così, del monumento. Vai. Si notano qua i mensoloni, anche nel basso. Esatto, sì. Li troviamo nel crollo, e così come molti, ad esempio, storcono la bocca quando nelle ricostruzioni, ho fatto anch'io la ricostruzione in scala 1:1 dell'elevato del nuraghe, nella mostra che abbiamo portato in giro per tutta Italia, c'è questa alternanza di blocchi bianchi e neri. Bene. Quando ho scavato, ad esempio, il nuraghe Aidu di Cossoine, che è a breve distanza, ho trovato nel crollo i conci bianchi e i conci neri. Cioè, questo significa, isodomi, questo significa che gli elevati, le parti più alte del nuraghe, avevano questa alternanza di elementi. Chiaro e scuro. Una funzione cromatica importante, no? Dovevano in qualche modo essere visti, visibili da lontano. Questa che vedete a sinistra è una scena nel villaggio del nuraghe Sant'Antine, quello che avreste visto se fosse stati lì nel XV secolo, sì, avanti, sì. Cristo, insomma, ecco, per intendere. Sì, sì, 3.500 anni fa, insomma, anni fa, una scena, sì, di esatto. Vita di 3.500 anni fa. Esatto. E questo è la muratura possente, o Lanza dice... nel fare lo studio, i blocchi addirittura sono messi in bolla, cioè che cosa vuol dire? Che il terzo filare della parte ovest e il terzo filare della cortina est sono tutti alla stessa quota. Ora, è chiaro che avevano dei sistemi, diremo così, empirici, era sufficiente in qualche modo una canna per misurare, ma niente era adatto al caso. Non c'è niente che nel nuraghe Sant'Antine è lasciato al caso, ma anche in altri nuraghi niente è lasciato al caso, perché altrimenti non avrebbe potuto durare. Questo è l'ingresso, e quella che ho voluto introdurre è appunto dei lavori che sono stati fatti negli anni 60, con le quali sono stati portati su alcuni blocchi. Però badate bene che il nuraghe Sant'Antine paradossalmente nel 1850 era ancora più alto di come lo vediamo oggi,
E questo lo dice il canonico Spano quando in uno dei suoi bollettino archeologico sardo lamenta il fatto che 5 anni prima era passato lì ed era più alto. Perché? Perché i blocchi erano stati in qualche modo prelevati per realizzare la fonte pubblica di Torralba, dunque era ancora più alto. Negli anni 60 venne fatto un restauro conservativo, da cui poi è partito il lavoro successivo da parte col progetto di Alberto Luciano, di Antonietta Bonino, di Patrizia Tommasetti e così via, che hanno previsto la rimozione del cemento. E queste sono alcune immagini. Sulla sinistra vedete come lo rappresentò il canonico Spano, sopra abbiamo la famosa raffigurazione che ne diede il generale a Marmora, che andò lì addirittura col principe di Carignano, il futuro Carlo Alberto. Non ci dimentichiamo che i reali avevano lì a poca distanza, a Bonorva, un casino di caccia, dunque venivano periodicamente in Sardegna, e dunque il principe di Carignano, che evidentemente aveva questa passione, questo ce lo racconta per l'appunto la Marmora, si infila all'interno del monumento salendo dal finestrone della camera superiore, perché tutto il cortile, finché Taramelli non fa i suoi scavi, era completamente coperto di crollo, no? Non riuscivi a scendere, cioè per 9 metri il nuraghe Sant'Antonio era coperto, si entrava dal finestrone della camera del primo piano e da lì si riusciva a percorrere la strada. E quest'uomo fa un buco e chiaramente poi ci dice che trovò solo delle stoviglie di età romana. In realtà poi vediamo che successivamente non si trovarono esclusivamente stoviglie di età romana da mettere in relazione con la villa che era fuori. E l'ultima è la rappresentazione che nel 39, in maniera un pochettino già più scientifica, perché lo aveva scavato, da Antonio Taramelli, il quale propone paradossalmente anche un'ipotesi ricostruttiva del monumento. Andiamo avanti. E questo, come vi dicevo, sono foto d'epoca, sono foto prima degli scavi del Taramelli, non so se si vedono, ma vedete le persone che sono non sul muro del cortile, ma sul crollo del cortile. E ancora in quegli anni lì, siamo agli inizi del Novecento, si entrava dal finestrone, insomma, ecco. Sia lì che nell'immagine sottostante. Sì, sì, sì. E qui sì. Io di solito cito spesso questa mostro, o comunque anche nel Museo di Torralba che abbiamo allestito negli anni 2000, c'è questa locandina cinematografica di Cainà, L'isola e il continente, che è un film muto del 1921-22 che è stato riscoperto negli anni 80 nella attuale Repubblica Ceca, ed è un film dove per la prima volta è un film ambientato tra la Sardegna, questa donna, questa ragazza che scappa, poi ritorna, insomma, con musica, e poi è stato musicato dall'amico Mauro Palmas, insomma, c'è un'istantanea dove si fa vedere il nuraghe Sant'Antino, cioè per la prima volta viene fatto vedere un nuraghe in ambito cinematografico, e questo è il nuraghe Sant'Antino. E l'immagine che vedete di sfondo era quello che si vedeva, insomma, non c'erano, oggi è anche stato in qualche modo violentato, se vogliamo utilizzare questo termine, no? da tante case rurali e così via, però questo era il paesaggio che descrive anche il Lilliu negli anni 60, no? Questo paesaggio, diremo così, antico, arcano, se vogliamo, dove torreggia o svetta questo monumento. Andiamo avanti. E queste sono alcune immagini del nuraghe, e queste sono tutte foto fatte per un volume pubblicato da Elisso, una nuova guida che è uscita un anno fa, e sono foto originali del fotografo di Consulmedia, che si chiama Giuseppe Lonis, che è, oltre ad essere un bravo grafico, è anche un bravo fotografo, e lo ringrazio perché mi ha consentito di utilizzarlo. Torrione centrale, il cortile centrale, andiamo avanti. Poi volevo dire, il nuraghe Sant'Antino non lo puoi raccontare, cioè io lo sto raccontando, poi lo devi andare a vedere, cioè è come dire che sì, ok, tu puoi vedere in un libro la Gioconda,
di Leonardo, però devi andare, se vuoi veramente apprezzarne la devi andarla a vedere, perché essendo un'opera d'arte uno te la può raccontare, può essere anche il più bravo incantatore, però poi devi andarlo a vedere, perché solo andandola a vedere hai la percezione di quello che è la maestosità del monumento. E questo è il cortile, in questa vista un po' ampia, dove si aprono 7 accessi, no? Quelli laterali alle torri, ai corridoi trasversali, poi c'è l'accesso alla torre centrale e i 2 accessi che vanno verso gli spalti e poi verso le due scalinate, che tra l'altro sono anche abbastanza ripide, quindi quando si va a fare la visita, insomma, aiutatevi un pochettino nella salita. Bisogna stare attenti, esatto. Sì. E questi sono i corridoi, per l'appunto qua il Taramelli disse sicuramente estasiato. Mi piace ricordare questa figura di studioso, perché quello del Sant'Antino fu l'ultimo scritto. Dopo nel 36 il Taramelli morì, questo elaborato che era stato scritto più, o nel 39 morì o nel 40, ora non mi ricordo, comunque questo qui è del 1939 ed è stata l'ultima cosa che ha scritto, è come, diciamo così, è la come memoria. Esatto. E in questo caso, secondo me, nel vedere questi lunghi corridoi, disse, per l'appunto, altro che tardi allievi di Micene, come a dire, chi è in grado di costruire queste strutture qua, insomma, non può essere un tardo allievo di Micene. Ecco, quella è stata una frase profetica, perché fino a qualche tempo fa noi anche lì pensavamo che in qualche modo i nuraghi avessero un'affiliazione diretta con quelle che sono le strutture, diciamo così, micene. Invece oggi noi sappiamo che non è esattamente così, no? Non perché non si fossero incontrati, ma perché, come ha dimostrato anche Giovanni Ugas nel suo famoso contributo su Villanova Franca, poi alla fin fine, paradossalmente, la cronologia dei nuraghi anche complessi e della Tolos nuragica è più antica rispetto più a quella antica. E inoltre c'è da aggiungere che i sardi nuragici hanno superato dei problemi di statica che nelle cupole micenee non c'è, cioè la Tolos, esatto, è interrata ed è foderata di pietre, qui invece dobbiamo fare tutto un altro lavoro per portare su questo materiale e per sovrapporlo in questa maniera. È proprio un concetto costruttivo diverso. E qua io ho voluto mostrare il corridoio di Tirinto, la fonte Perseia, perché sì, è vero che c'è una filiazione, diremo così, una coine, diremo così, un linguaggio, no? un richiamo. Però è altrettanto vero che in qualche modo, insomma, quello che ci racconta il mito, che fossero dei Dedaleia, no? Quando i greci si appropriavano di quello che vedevano anche altrove, in realtà non è esattamente così, no? Sono veramente delle opere edilizie originali. E queste sono le tre camere laterali, quelle che, come vedete, come abbiamo visto dall'alto, stanno ai lati. La Tolos è svetata, vale a dire gli manca proprio la copertura, ma tenete conto che sopra questa le camere ce n'era un'altra, mentre la torre centrale ne aveva 3 oppure 4, le torri laterali oltre a questa ne avevano anche un'altra, e questa purtroppo è crollata, dunque molto ci manca, no, di quello che era la struttura originaria, purtroppo. Andiamo avanti, e questo è l'ingresso della torre centrale, l'accesso, e qua sulla sinistra intravedete la scala, andiamo avanti, la Tolos, che è alta circa 8 metri e che si caratterizza, quella del Sant'Antino, per la presenza di un corridoio anulare. Ora, fino a qualche tempo fa, dice, perché cosa serviva? No, perché al centro si facevano le assemblee, dunque chissà che razza di cose facevano, e poi nello scavare dentro una delle aperture o bucature, come giustamente le chiama il Lanza, nel 2009 è venuto fuori anche lì un pozzo per l'acqua, dunque doveva essere tutto funzionale. E la parte bassa, cioè questa parte bassa della Tolos, insomma, sono degli elementi che quasi si comportano come pilastri, ma soprattutto c'è
all'esterno, come avete visto, un sistema che potremmo definire con questa architrave all'esterno del che lo vedete dal cortile, un sistema trilittico, e poi all'interno un sistema ogivale. Dunque anche questo ci dà la misura di quella che era la capacità da parte di queste persone. Non è un tirar pietre su a caso, qua niente è fatto a caso, così come, ha studiato bene anche la Giuseppina Marras, ci sono delle misure ricorrenti, dei rapporti tra diametri e altezze che non potevano sgarrare, non era così semplice, altrimenti la struttura non riusciva a reggere, cioè questi anelli non potevano chiudere nella maniera adeguata, insomma. E qui proprio dove stai passando la freccia ci sono delle tracce di pittura. Sono delle cose eccezionali, le abbiamo fatte analizzare in quegli anni lì e abbiamo scoperto che in realtà si tratta di grasso animale e ocra rossa. Ora qualcuno, quando io inizio, dice: no, perché negli anni 50 qui avevano girato un film con Silvia Coscina, che è vero, il diluvio universale di Onesca, però non avevano, in realtà non potevano pensare di dipingere l'interno della camera per fare la scena con ocra rossa e grasso animale. È evidente che quella è una traccia di pittura che in qualche modo caratterizzava questo ambiente, che era un ambiente importante in quello che era il monumento. Andiamo avanti. E questa è la scala che, come vedete, porta su questa scala elicoidale infinita, rampa o scala elicoidale. Andiamo avanti. E questa è la camera del primo piano. Cioè, quando voi percorrete un tratto della scala, poi arrivate qui su. Anche questa è una camera con il bancone sedile, dunque una sala molto probabilmente utilizzata per assemblee, anch'essa voltata a tolos e con le nicchie laterali. Andiamo avanti, ecco la scala che prosegue, no? E va su in quella che oggi in realtà è una camera che si comporta come un terrazzo, ma che in origine doveva anche lei essere coperta a tolos. Andiamo avanti, ed eccola, vedete, qua fuoriesce la scala e poi qui su c'è la camera che oggi è così, ma in origine immaginate che la torre continuasse, c'era anche qui la copertura a tolos e la scala continua e doveva servire o un'altra camera oppure il terrazzo appunto col suo ballatoio. Sì, sono anche tutte pavimentate le stanze. Allora, un bel lastricato. È un lastricato che abbiamo fatto successivamente, ma che è sovrapposto al lastricato originale. Sì, cioè, sì, per tutelare il lastricato originale, nel 2006 si decise di proteggerlo con un altro lastricato per evitare il lorio, anche perché lo sappiamo, è comunque un monumento molto frequentato, per cui, insomma, dove si può... È preferibile comunque salvaguardare, proteggere. Comunque avete proteggere. Mantenuto la, diciamo, fisionomia della pavimentazione della torre, sì. Esatto. E dunque la tecnica costruttiva che vi ho raccontato, andiamo avanti. E poi qua c'è un po' di storia. Questi sono gli scavi del villaggio degli anni 60 di Ercole Contu che vi ho raccontato, andiamo avanti. Questi sono ancora le indagini che fece Ercole Contu. Non dimentichiamo che gran parte dei materiali pubblicati nel famoso volume del 1988, il Nuraghe Sant'Antin e nel Lobo d'Oro, Mei Lobo, pubblicati dalla povera Susanna e da Guido Rossi, provengono dall'area del villaggio. Sono degli scavi del 1964-66 e anche in quegli anni lì si fece il restauro, per l'appunto con profusione di cemento. All'epoca si utilizzava il cemento per il restauro, per l'appunto, e contestualmente però venne fatto lo scavo anche dell'area antistante di proprietà Fiori, che venne donata per l'appunto allo Stato già ai tempi dell'Illiu, e con un finanziamento di 25 milioni della Cassa per il Mezzogiorno si fece per tre anni il restauro del monumento e contestualmente, come vedete, anche lo scavo di parte del villaggio, delle capanne del villaggio. Ecco una fase dello scavo del professor Contu. Andiamo avanti. E questi sono i block notes di Contu. Recentemente c'è stato un convegno
in onore del professore, al quale, insomma, diciamo che il Nuraghe Sant'Antine è l'Illio in qualche modo ha legato il proprio nome al Nuraghe su Nuraci di Barumini, e Contu però a nord in qualche modo ha legato il proprio nome a tanti monumenti importanti, ma anche al Nuraghe Sant'Antine. E questo era il suo modo di fare il giornale dei lavori, molto meticoloso, come sappiamo, ecco, con i disegni anche delle cose che si rinvenivano. Andiamo avanti. E questo è il volume dell'88, come dicevo, gran parte degli oggetti, delle ceramiche rinvenute, degli oggetti rinvenuti provengono dall'area del villaggio. Andiamo avanti. E qua ritorno alle fondazioni. Andiamo avanti. Perché ritorno alle fondazioni? Per i motivi di cui vi parlavo. Perché scavando all'esterno del bastione, per l'appunto nel 2004, ho ripreso un'indagine che avevano fatto i genovesi e ho ampliato questo saggio di scavo all'esterno, nell'area ovest del bastione esterno, e questa era la sequenza stratigrafica. Andiamo avanti. La cosa più importante è che, non so se si vede o se si percepisce, ho trovato proprio il taglio. Vedete che in prossimità del muro è un po' più scuro e più in là c'è un terreno giallognolo. Quello è il taglio che hanno realizzato i nuragici nel costruire le fondazioni, cioè nel costruire il nuraghe praticamente, che poi è stato nuovamente riempito. E in fondo, nell'altra immagine, voi avete tutti i frammenti di blocchi della lavorazione delle fondazioni del monumento, che poi sono state utilizzate anche per riempimento di questa trincea. Sì, sì. Immaginate che questo muro è largo 3 metri e per tutti i 3 metri, no, avevano disegnato a terra, ritornando al discorso se era un progetto unitario, non poteva non esserlo, no? Ecco. E la cosa curiosa è che all'interno delle torri gli architetti, ormai credo che sia opportuno chiamarli così, anche lì ci sono le fondazioni, ma per giunta sotto c'è un vespaio, e in questo vespaio hanno risparmiato delle canalette. Perché? Perché praticamente il nuraghe è costruito su una falda d'acqua, la falda si solleva fino a circa 1,30 m, riempie i pozzi che sono 3, c'è quello del cortile centrale, c'è quello che poi adesso vedremo della torre nord e c'è quello della torre centrale, riempivano l'acqua, ma l'acqua non poteva diventare un elemento di pericolo, l'acqua in eccesso doveva essere eliminata chiaramente, e dunque c'era un sistema idraulico sofisticato con il risparmio di canalette nelle murature che servivano per eliminare l'acqua in eccesso. Dunque la cosa eclatante è che prima di costruire strutture così importanti in elevato, i nuragici la sapevano lunga, no? Costruivano l'infrastruttura. E l'infrastruttura qual è? Quella, ad esempio, del pozzo della Torre Nord, che è una delle prime strutture, quella che vedete, che vi sto mostrando in questa immagine, cioè una tolos sotterranea, profonda 5,40 m, e dunque una cisterna, diremmo così, che si riempiva d'acqua fino a un metro di altezza, fino a un metro rispetto alla quota del piano pavimentale di tutto il nuraghe, e poi anche lì l'acqua in eccesso nell'arco di breve tempo veniva eliminata in virtù di questo sistema, diremo così, idraulico. Quindi ingegneri idraulici oltre che architetti di murature in elevato. Eh certo, ma infatti la controprova rispetto a questa capacità noi poi ce l'abbiamo anche nei periodi successivi con la costruzione delle grandi strutture legate al sacro, no? Certo. Cioè voglio dire, sono un po' successive, no? Ormai le grandi realtà santuariali sono della fine del bronzo medio, inizio del bronzo recente, con uno sviluppo insomma intorno al XII secolo, XI, e sì, anche bronzo finale, avviene. Però ovviamente queste capacità sono state rodate anche nel periodo precedente, prima di creare delle strutture, diremmo così, a sé stanti o con una valenza particolare. E una di queste è il pozzo, per l'appunto, della Torre Nord, che era stato individuato il foro da parte di Lilliu,
ma poi in realtà è venuto fuori tutta questa ghiera, che diremo così, questa sorta di anello che circonda questa ghiera di pozzo, e poi dentro questa struttura, questa cisterna, che è una tolos in realtà costruita, e dunque per costruirla hanno dovuto bucare nel terreno alluvionale e poi tirar sulla muratura, profonda 5 metri e 40. Andiamo avanti. Quindi una camera sotterranea a tutti gli effetti. È una camera sotterranea con una ghiera, che è quella che vedete, circondata a sua volta da questa sorta di ambulatorio, chiamiamolo così, no? Ed è una cosa molto peculiare, perché questa struttura nasce con funzione pratica per l'approvvigionamento idrico, ma poi lo vedremo, c'è un momento nel quale l'imboccatura, che non è questa che oggi noi vediamo, ma era più sotto, viene in qualche modo chiusa, e sul fondo del pozzo viene in qualche modo messo un vaso molto particolare, e da quel momento in poi dentro dentro il pozzo non entra più. Questa è un'immagine per far vedere la fase dello scavo, no? E come intorno a quest'anello ci sono tutti i livelli di vespaio delle diverse fasi, dalla fase terminale del bronzo finale fino addirittura ad arrivare al bronzo medio. E questo, ad esempio, è un vaso tipico del bronzo recente, nei livelli del bronzo recente. Andiamo avanti. E queste sono alcune delle ceramiche che ho avuto modo di rinvenire all'interno di quella sorta di ambulatorio, chiamiamolo così. Andiamo avanti. E questo è lo scavo all'interno del pozzo, e quello è il fondo del pozzo, perché poi si arriva, no, il pozzo tutto foderato, come potete vedere, si arriva fino ad un punto molto stretto, perché è quasi una botte, no? Chiude a tolos, ma poi sotto chiude a botte, fino addirittura ad incrociare con il basalto. Sotto abbiamo trovato la roccia naturale. Che era quella del basalto, perché il terreno alluvionale è frutto per l'appunto delle alluvioni che si sono in qualche modo sovrapposte a quelli che erano i livelli geologici un po' più antichi. Andiamo avanti. Aspetta, mi fanno due domande. Sì. Allora, una persona mi chiede se sono stati trovati, Giovanni mi chiede se sono stati trovati durante gli scavi, oltre ai vari frammenti, gli oggetti, qualche materiale che può essere attribuito a strumenti musicali. No. Ok, seconda. Purtroppo. Allora, il no poi non si deve dire, nel senso, è sempre preferibile dire che è scientificamente corretto dire, se fosse uno strumento musicale io non l'ho riconosciuto, perché io ho riconosciuto le ceramiche, riconosco le ossa del pozzo sono state studiate anche dall'amico Stefano Masa, l'ho trovato le cozze e così via, ma non ho riconosciuto nessuno strumento che possa essere in qualche modo, per la mia poca conoscenza, direttamente riconducibile ad uno strumento musicale. Ma un'altra domanda mi chiedono se le canalette, come funziona anche ad esempio al nuraghe a Rubio, se le canalette portavano l'acqua solo da un pozzo all'altro o la facevano defluire all'esterno delle mura? Anche. La facevano defluire, perché in realtà è la falda che si solleva. In realtà le canalette servivano come elemento di sfogo dell'acqua in eccesso, cioè nel momento in cui i pozzi si riempivano fino a quell'altezza, a quella quota c'erano questa sorta di risparmio della muratura che mandavano via l'acqua. Questa è la troppo pieno, esatto, un troppo pieno. Esatto, come capito. Un troppo pieno, esatto. Sì, capito. Andiamo avanti. Ecco, questo è il famoso vaso rituale, un vaso molto strano, insomma, con elementi, diremo così, molto particolari, con il finto versatoio che caratterizza alcuni vasi, con il manico a ponte che ne caratterizza altri, come quelli di Sardar e così via, con queste quattro anse, due e due sovrapposte, quasi con un'imitazione metallica, insomma, diciamo che questo vaso qui è veramente anche lui, con questo beccuccio, tenete conto che l'ansa è canaliculata, cioè il liquido passa all'interno dei manici, no, passa all'interno di un manico che è bucato e poi esce anche da questo beccuccio.
Dunque, insomma, diciamo che veramente è stato, si sono sbizzarriti, ecco, si sono veramente sbizzarriti nel fare questo oggetto. Questa invece è la sezione del pozzo della torre centrale, che come vedete ho trovato, scoperto nel 2009 in una apertura in una delle tre aperture dell'ambulatorio, diremo così, della torre centrale. E anche qui c'erano molti materiali, sempre dell'età del bronzo. È curioso perché qui i romani, sicuramente questo si era coperto prima che arrivassero i romani, ed era completamente occultato, e c'erano ossa di cani o canidi e ceramiche dell'età del bronzo. Andiamo avanti, e questo è il pozzo al momento del rinvenimento, vedete, molto piccolo rispetto a quell'altro, molto meno profondo rispetto a quello della Torre Nord, anche lui foderato, però anche lui si riempie di acqua, insomma ci stanno parecchi litri di acqua, si riempie di acqua come si solleva la falda. La falda. Ecco. Questa invece è un'ultima cosa che è praticamente inedita, e con questo volevo in qualche modo chiudere. Durante lo scavo del cortile, anche qui per ripristinare i piani pavimentali in funzione della visita, rimuovendo un vespaio che era stato costruito negli anni 60, non so, sotto vedete questa specie di cosa in cemento, ecco, lì perché avevano creato questa specie di traccia in cemento che portava in un tubo centrale nel cortile, un tubo in cemento ovviamente, e poi doveva, secondo il loro immaginario, levare l'acqua fuori dal cortile, e c'era tutto un vespaio di pietre che serviva per come drenaggio. Noi abbiamo levato tutto questo vespaio per ripristinare effettivamente i piani pavimentali, no? Riportare a quello che era il piano della imposta dei primi blocchi del monumento, e lì a un certo punto è venuta fuori questa traccia nera proprio sull'angolo dove c'è la feritoia, a breve distanza dall'ingresso al cortile, questa traccia nera che si è rivelata come una grande fossa, e nelle immagini successive la vediamo in maniera molto chiara, vedete questa fossa che tagliava completamente il cortile. Ora, a che cosa stavano facendo i nuragici? Molto probabilmente io mi sono fatto l'idea che prima di costruire il pozzo adiacente alla torre centrale avessero tentato di creare in qualche modo la fossa in questo punto, e avrebbero deciso di creare il pozzo qui. Molto probabilmente poi l'architetto ha detto: no, ma se lo creiamo lì, mettiamo a repentaglio in realtà il bastione, la muratura del bastione. Questa è una mia ipotesi. Sì, ma è realistica. Resta il fatto che questa fossa, rispetto all'imposta della feritoia, o comunque rispetto al piano attuale, si approfondisce per circa un metro e mezzo. E la cosa più eclatante è che all'interno di questa fossa c'era, vai all'immagine successiva, un enorme focolare, vedete il taglio della fossa, il fondo della fossa, i cocci e così via, questo enorme focolare con ossa di cervo, adesso le sta studiando Stefano Masala queste ossa, e i materiali sono tutti di una fase molto antica del bronzo medio. Ora è oggetto di una tesi di laurea questo materiale qui, come altre ceramiche che provengono dall'interno di nuraghe, per una tesi magistrale da parte di Barbara Canu, e in questo periodo sta disegnando per l'appunto i materiali che abbiamo rispolverato e così via, e che saranno anche oggetto di una pubblicazione scientifica importante. E comunque sono dei materiali perlomeno del XV secolo, perlomeno del XV secolo. E questo credo che sia un elemento di datazione importante, molto importante, per in qualche modo un'attribuzione ormai quasi certa, ma ovviamente i colleghi aspetteranno anche la pubblicazione dei vasi, dei cocci, dei disegni, delle stratigrafie e così via, certa, un'attribuzione certa di cronologia per questo straordinario monumento, che per l'appunto costituisce la sintesi, per me l'apogeo dell'architettura nuragica. E qua chiudo, poi non so se avete qualche
qualche domanda. Allora, aspetta che rientro in studio, chiudo quest'immagine. Ok. Franco, è stata una passeggiata archeologica straordinaria. Per fortuna siamo alla fine delle nostre serate, quindi i nostri ascoltatori ormai si sono abituati al linguaggio e ti hanno seguito, sono sicuro, perché le domande sono state tutte molto intriganti. Qui mi chiede Nemo, sono state eseguite analisi paleobotaniche? Nemo, purtroppo è uno dei miei rammarico, probabilmente le faremo adesso, perché quando ho scavato il pozzo e così via, io ho raccolto i campioni, ma come sai bene, per fare queste analisi che sono molto costose, infatti ho chiesto da poco anche al comune se c'era qualche risorsa per poterle fare, soprattutto analisi botaniche e analisi polliniche, per capire quello che era il paleoambiente. Certamente quando scavarono i genovesi fecero alcune analisi paleobotaniche e hanno scoperto che ovviamente il territorio circostante, l'area circostante non è brulla come la vediamo oggi, ma c'erano sicuramente degli alberi di alto fusto, questo senza dubbio. Aspetta, c'è adesso un'osservazione di Enea che probabilmente non ha seguito tutta la serata perché ne abbiamo già parlato, però dice... Ma da quello che ho capito, quindi i nuraghi erano delle cisterne? No. Chiaro, infatti te lo sto facendo ripetere brevemente, in sintesi. Non erano delle cisterne. Diciamo che all'interno di quasi tutti i nuraghi c'era poi o un pozzo oppure una cisterna che serviva per la conservazione dell'acqua, perché insomma è evidente che l'acqua era essenziale, cioè senza l'acqua non ci sono neanche i nuraghi. Normalmente chi fa studi territoriali, ne ha fatto uno molto molto importante, Lavinia Foddai, per questo territorio, poi quando fa anche il calcolo della distanza da una fonte di approvvigionamento idrico ti rendi conto che la fonte di approvvigionamento idrico, se non è all'interno del nuraghe, è a brevissima distanza. Senza acqua non si può vivere, chiaramente. Dunque non erano cisterne, però questo ti dà la misura che anche lì ipotesi che chissà che cosa fossero questi nuraghi vengono in qualche modo spazzate via, nella misura in cui poi, insomma, certo, la torre nord io non l'ho detto, ma è una di quelle aree del nuraghe, una torre del nuraghe che viene trasformata in un luogo di culto, questo è vero, ma questa è una sorte che capita a molti dei monumenti o a parte dei monumenti, no? Con questi riti di rifondazione in un certo momento, e siamo intorno al 1100, al 1000 avanti Cristo, e vengono trasformate o parti o l'intero nuraghe, lo sappiamo, come luogo di culto. Ma quella è una storia successiva. In realtà i nuraghi poi nascono come delle strutture che vengono frequentate, no, dalle persone, e sono, come nel caso del Sant'Antonio, degli status symbol, diciamo. Certo. Qui un'altra interessante osservazione. Allora, secondo me le cisterne non erano intonacate, anche perché dovevano consentire all'acqua di penetrare all'interno, non solo di riuscire. Però mi chiedono qua, avete rinvenuto tracce di intonaco all'interno della cisterna? No, tracce di intonaco no, però la cisterna era ben zeppata, cioè c'aveva tra una pietra e l'altra poi. Tenete conto che i muri dei nuraghi non sono... Sicuramente i miei colleghi l'avranno detto, non sono come oggi li vediamo. Ora non immaginiamo intonaco, però ad esempio l'interno del nuraghe Sant'Antine, le parti inferiori, se voi ci fate caso nella torre centrale, hanno tutte le zeppe, sembra un vespaio fatto con la pomice per giunta, che è una cosa eccezionale. Perché la pomice? Perché la pomice riuscivi ad inserirla a pressione, siccome si scheggiava, si inserisce a pressione, ed è una cosa formidabile. Perché? Perché evita l'attrito tra i blocchi e poi evita anche quell'aspetto che noi vediamo con i fori. Dunque, diciamo che non abbiamo prova di intonaco, ma sicuramente tutte le parti esterne del nuraghe erano ben zeppate, e così anche le cisterne, ovviamente, anche le cisterne. Va bene, Franco, sono le 8:10, quindi il nostro tempo diciamo che si è concluso. Io ti ringrazio perché
Guarda, l'ultimo dettaglio, perché non ne abbiamo parlato, non per altro, forse è sfuggito a tutti e due, non abbiamo parlato del fatto che al piano superiore ci sono anche lì i corridoi coperti, cioè non li troviamo solo al piano inferiore ma anche al piano superiore. Però, caro Pierluigi, io l'ho fatto intenzionalmente questo, ecco, perché ovviamente insomma quando si va lì poi ci deve essere qualche cosa che uno la curiosità non ha visto, no? Dunque, cioè, in realtà quello che ho mostrato io è la metà del monumento, Poi c'è l'altra metà che va vista, va visitata, va apprezzata, Dunque, nel momento in cui andate lì, a parte il fatto che ci sono delle brave guide che vi accompagnano, che vi raccontano, poi nel momento in cui andate lì le sorprese sono di più rispetto a quelle di cui vi ho avuto il piacere di raccontarvi. Naturalmente salutiamo Michele, che è colui che ogni volta che io vado lì a Santo Antine accompagna il nostro gruppo all'interno, ci scambiamo, naturalmente qualcosa la dico io, qualcosa la dice lui, ma lui lo racconta, lui non è neanche sardo Michele, però ha questo modo di raccontare affascinante, cattura sempre l'attenzione degli ospiti che gli portiamo. Va bene, allora io Franco ti ringrazio per essere stato è andata benissimo, tutti stanno facendo i complimenti, contentissimi, sono state sempre ben oltre le 100 persone collegate in diretta, ma tanto loro ormai hanno capito che io lascio questi filmati, quindi dicono vabbè, oggi c'è la partita dell'Italia, quindi me la guardo dopo. Va bene, io ringrazio tutti, ricordo che questa era l'ultima serata Onebu in diretta dedicata all'archeologia, naturalmente adesso andremo a fare delle escursioni in estate come facciamo sempre, quindi Onebu si prende le ferie per andare a caccia di siti nuovi da visionare con i nostri amici, già domani andremo alla Doni di Vinalovattulo e così via. Sto organizzando per ottobre, così do una primizia ai nostri ascoltatori, un mese in cui faremo i quattro venerdì dedicati ai miti. Quindi avremo quattro archeologi straordinari, cioè tipo Carlo Tronchetti, cioè sto parlando di archeologi illustri, che ci racconteranno la mitologia. Quindi i miti, naturalmente, parliamo di Zeus, Afrodite, parliamo di tutte le varie sfaccettature che non abbiamo mai affrontato, perché noi parliamo sempre di monumenti e lasciamo questo aspetto letterario un attimino nella periferia dei nostri discorsi. Però in ottobre faremo questo mese. Va bene, un caro saluto a tutti. Io adesso cercherò di rispondere a qualche osservazione, come ci si può associare alla nostra associazione. È ormai troppo tardi, aspettiamo la nuova stagione. Grazie a tutti, un caro saluto Franco, sei stato gentilissimo. Ciao, diamo l'appuntamento alle prossime serate che saranno, inizieranno in autunno. Arrivederci.